Nel 1896, quindi terminato il suo ciclo di studi, iniziò la sua vera e propria carriera concertistica, che lo portò alcuni anni più tardi a far parte del quartetto d'archi Flonsalei, quartetto di successo osannato dal pubblico e osannato anche dalla critica. Si esibirono per oltre 20 anni in varie tournée a livello mondiale. Il loro repertorio vantava musiche di Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert, Schumann e Bach. Senza disdegnare gli autori di musica loro contemporanei, Stravinsky scrisse dei pezzi proprio per il quartetto. Il maestro Betti possedette 2 violini, e queste sono notizie che possono interessare proprio a chi si occupa di musica. Il primo, un Guarnieri del Gesù del 1741, denominato Exenton dal celebre violinista che lo aveva suonato prima di lui. Il secondo, un Giovan Battista Guadagnini del 1782, oggi denominato Ex Betti. Oltre alle esecuzioni concertistiche, si dedicò allo studio della storia della musica. Forse memore degli insegnamenti del suo maestro al Conservatorio di Lucca, l'abate Luigi Nerici, anch'egli studioso di storia della musica, è originario di Vanni di Lucca, di Crasciano. Durante questi anni ebbe amicizie e frequentazioni importanti, come quella con Arturo Toscanini, Giovanni Pascoli e Giacomo Guccini, solo per citarne alcuni. Betti fu colui che riscoprì e restituì ai lucchesi la conoscenza sulla figura e sulla musica di Francesco Gemignani, conosciuto oltremanica ma dimenticato in patria.